Le bandiere di Col Diretti hanno colorato Castiglion Fiorentino Agri Young 2019, l'evento dedicato ai giovani agricoltori ha fatto tappa con tantissime iniziative al Cassero. Questa è l'ottava edizione di Agri Young in provincia di Arezzo e per noi è un momento molto importante perché qui si parla di futuro delle giovani aziende che hanno bisogno di tutto il nostro supporto e aiuto, perché vedo passione in questi giovani, voglia comunque di costruire qualcosa e quindi noi siamo tenuti veramente ad aiutarli a creare questo futuro e a creare uno sviluppo dell'agricoltura. Che mondo è quello giovanile aretino in agricoltura? È un mondo molto dinamico, ci sono giovani che hanno sia preso in mano le aziende già di famiglia, giovani che hanno creato da zero delle aziende e anche delle aziende innovative. Comunque il giovane in agricoltura porta del valore aggiunto perché c'è un approccio diverso con la tecnologia, con l'uso anche dei mezzi, quindi è comunque per tutti un valore aggiunto e uno sguardo verso il futuro importante. Particolarmente interessante in questa edizione l'intervista doppia vero contro falso che si è sviluppata insieme alle molte istituzioni presenti che hanno dibattuto sull'importanza di sostenere il sogno imprenditoriale. Gran finale poi con il premio Oscar Green che riconosce i giovani che si sono saputi innovare. Due le aziende aretine premiate, la Eco Energy per aver saputo recuperare e valorizzare un prodotto di scarto sotto il profilo economico ambientale e la Cobertina per il progetto Fattoria 65+, dedicato agli anziani per riscoprire la vita contadina ed esperienze che sono parte delle loro storie di vita. Oscar Green in realtà anche è il contenitore della creatività e dell'innovazione, no? Quindi nel corso degli anni ci ha mostrato come le nuove competenze che i giovani stanno portando all'interno del nostro comparto poi ci diano e ci facciano assistere alla nascita di attività imprenditoriali assolutamente nuove, creative, che rappresentano anche delle grandi opportunità di reddito e di sviluppo per il nostro paese. La provincia all'avanguardia, direi, sempre sul pezzo, come delle bellissime iniziative come queste, ma lungo tutto il corso dell'anno riesce a motivare i nostri soci, i nostri giovani, per cui veramente una provincia da tenere di esempio. Quindi è un'agricoltura che attira i giovani. L'agricoltura che attira i giovani non solo qui ad Arezzo, c'è ormai una tendenza che è nazionale di un ritorno a queste attività anche e spesso da parte di giovani che non provengono da questo settore. Noi eravamo abituati in passato ad assistere ai passaggi da padre in figlio o il nipote che rileva l'azienda del nonno, invece abbiamo anche delle nuove aziende che vengono da esperienze completamente diverse. Una banca radicata nel territorio che non può mancare a giornate come queste. Assolutamente, per noi l'agricoltura è una priorità perché è la base un po' di tutta la nostra economia. È un settore che si sta rilanciando in maniera molto profonda con tanti giovani che stanno emergendo con una nuova classe imprenditoriale agricola e questo è molto interessante perché si sta cercando di fare cose nuove con tecnologie nuove e questo contribuirà sicuramente a creare del valore aggiunto nella nostra Val di Chiana e di questo ne abbiamo molto bisogno. La banca ovviamente è al fianco di tutti questi giovani che vogliono portare avanti questo tipo di business e per questo motivo auspichiamo che questa iniziativa, così come altre iniziative, possano avere il successo che meritano.